Kingdom Hearts 3 è finalmente tra noi. Ne è passato di tempo del resto, da quando lasciamo Sora, Riku e Kairi sulle Isole del Destino, in attesa di una nuova grande avventura. Dopo aver frammentato la serie su varie piattaforme, espandendo la trama e arricchendola di nuovi personaggi, Square Enix è pronta a darci il finale della sua amatissima saga. Kingdom Hearts 3 riprende esattamente dove lo avevamo lasciato, con Sora impegnato a ritrovare i suoi poteri perduti, mentre Riku e Topolino viaggiano alla ricerca dei guerrieri del Keyblade perduti, Aqua e Ventus. Ci sarebbe tanto da dire sulla complessa e stratificata trama creata da Tetsuya Nomura in tutti questi anni, ma una cosa è certa. Ritroverete le stesse emozioni e gli stessi personaggi che avete imparato ad amare col tempo, che voi siate ormai grandi o che abbiate iniziato questo viaggio da poco tempo. Kingdom Hearts 3 porta a conclusione le vicende che coinvolgono Xehanort e l'Organizzazione 13 in modo emozionante ed epico, ma non senza qualche strafalcione. I buchi di trama sono dietro l'angolo e spesso l'eccessiva complessità della trama lascia spazio a qualche perplessità. Nonostante questo, Kingdom Hearts 3 si fa amare lo stesso, risolvendo le linee narrative lasciate in sospeso e raccontando il viaggio di Sora, Riku e Kairi, fatto di buoni sentimenti e tante emozioni. Il tutto si intreccia perfettamente coi mondi Disney, tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi. Hercules ci sta a cuore, ma vedere Sora, Paperino e Pippo interagire con Rapunzel o con Elsa di Frozen è davvero una gioia per gli occhi. Mai prima d'ora Square Enix era riuscita a creare con così tanta cura e ambizione i mondi Disney che tanto amiamo. Un'esagerazione? Fidatevi di noi, perché Kingdom Hearts 3 sotto questo punto di vista è davvero spettacolare. Un level design che si espande su diversi livelli, aree vastissime prive di qualsiasi tipo di caricamento ed esplorabili secondo il nostro ritmo. Ogni mondo Disney ha una sua storia ed è così ben strutturata intorno a Sora e compagni che sembra di rivivere le avventure dei film da cui sono tratti, con una freschezza tutta nuova. Il gameplay poi è divertentissimo da giocare e si presenta come una diretta evoluzione di Kingdom Hearts 2, con i comandi reazione ed epilogo che danno vita a una giostra di colori, luci e mosse semplicemente incredibili. Stavolta ogni Keyblade avrà due trasformazioni, ampliando ancora di più il parco mosse e strategico di Sora. Manca quel pizzico di strategia alla Birth by Sleep, ma è un sacrificio che pesa fino a un certo punto. Kingdom Hearts 3 è la summa di quanto abbiamo imparato ad amare e apprezzare negli anni, nel bene e nel male. Un titolo ambizioso e ricco, ma soprattutto una conclusione onesta e più che degna per il lungo viaggio di Sora contro le forze dell'oscurità. Cliccate sul link in descrizione per leggere la recensione integrale col verdetto finale. Non dimenticatevi inoltre di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di seguirci anche sul sito gamesoul.it.